Grazie mille. Devo dire che questa cosa un po' mi costa, un po' mi costa. Però va bene così, non è un problema. Grazie infinite. Ma non lo so se è una finta aria poco umile, forse sono anche un po' presuntuoso. Io lo ammetto, che devo fare? Però questo sono io e la mia faccia è una sola e non la cambio. Grazie, grazie mille. È dai tempi di Pertini che non c'è un presidente della Repubblica che ha realmente a cuore l'interesse degli italiani. Sono totalmente d'accordo con te. I cosiddetti esperti, quella gente da quattro soldi che tutti i giorni in televisione tutto dice tranne che la verità. Ci mancherebbe altro, ma infatti io sono un grande sostenitore della scienza e della medicina. Ma nessuno però ci impone di prendere determinati medicinali, pena la decadenza dello stipendio dal posto di lavoro. No? No, non sono affatto un problema, nella misura in cui non sono malati. Contagiato non vuol dire malato. Nel resto del mondo vivono benissimo. Si contagiano più di noi, ma vivono benissimo. Come mai non muoiono? Tesoro, si vede che tu conosci a stento il quartiere dove abiti. Nel resto del mondo non c'è alcuna restrizione. Il Green Pass non esiste in alcuna parte del mondo. Inoltre ci sono dei paesi che non conoscono manco cos'è una mascherina. Totalmente d'accordo con te. Tutto gestito malissimo dal primo giorno. All'inizio cure sbagliate, protocolli sbagliati, terrorismo televisivo e adesso restrizioni inutili. Tutto sbagliato. Beh, alcuni si battono come dei leoni, penso al grandissimo Enrico Montesano, ma ce ne sono anche altri. Molti altri, la stragrande maggioranza, pensano a coltivare il loro piccolo orticello. Funziona così. L'ho letto questo rapporto, l'ho letto. Vedrai che verrà insabbiato molto presto, verrà insabbiato tutto. Tu prova ad immaginare cosa succederebbe se tutte queste ipotesi fossero convalidate.